Viaggio tra ospedali antichi e ricerche originali sul glicogeno, sull'uria, sul diabete, lotta contro le infezioni, contro il colera e soprattutto la cosiddetta Sala Moscati è stata l'occasione per raccogliere insieme le sue ricette intriganti dal punto di vista scientifico, ma con uno stile colloquiale che lo rende un raffinato e attento ascoltatore dei bisogni del paziente. Un antico laboratorio è stato ricostruito e soprattutto molto curata la ricerca dei farmaci del tempo e dello strumentario che probabilmente, appartenendo all'antica tradizione incurabilina, lui ha toccato e usato di sua mano. Accanto all'originalità delle ricerche di laboratorio del professor Moscati, troviamo soprattutto i suoi studi da Nobel sulla coagulazione, sul glicogeno, sulla diagnostica della tubercolosi e è stato sottolineato l'incredibile importanza che il santo medico riconosce al riscontro autottico. A suo avviso, il freddo tavolo anatomico rappresenta una occasione imperdibile per far diagnosi e sconfiggere la morte attraverso se stessa. Moscati fu non soltanto un grande clinico, ma fu tra i primi a credere nella neonata radiologia e sulle sue potenzialità diagnostiche. Ricette che raccontano cure ancora oggi attuali, ma soprattutto i verbali delle autopsie del professor Moscati sono un autentico documento della storia sanitaria che esprime attraverso degli schizzi realizzati al tavolo autoptico il rigore e la sua personalità scientifica. Chiude la mostra di Moscati l'immagine dell'effigie di una Madonna delle Grazie situata all'esterno del reparto, dove spesso il santo e i suoi collaboratori si raccoglievano per un momento di preghiera. Moscati seppe usare non soltanto gli strumenti medici, il laboratorio, l'anatomia patologica, ma quando la scienza si fermava, sapeva usare la fede per ottenere la guarigione e se non essa almeno l'accettazione della malattia. E questa è la grande lezione che ci viene dall'etica e dalla scienza del professor Moscati. E questi ferri vecchi ci fanno entrare in un tempo dominato sicuramente più da una medicina paternalistica che non dalla più fredda, necessariamente più distaccata, medicina dei tempi odierni. Thank you.
parte più elegante di questo viaggio tra arte e scienza è costituita dalla spezieria settecentesca, realizzata su di una spezieria ancora più antica che si ricollega alla tradizione magico e alchemica della città di Napoli. È uscita dalla penna di Domenico Antonio Vaccaro ed è stata realizzata da Bartolomeo Vecchioni intorno al 1750. Rappresenta la somma delle migliori rappresentanze artigianali del Settecento napoletano ed esprime alla perfezione lo stile barocco rococò del tempo. L'esterno è dominato da grandi portali in pietra e in particolare dà il benvenuto questa faccia diabolica che rappresenta la doppia natura del farmacon, che se da un lato è qualcosa che aiuta a guarire, dall'altro lato indica un veleno. Tutta la spezieria esprime la forza dell'illuminismo napoletano e appare quasi come una camera delle meraviglie del tempo, e lo spettacolo delle rigiole uscite dall'atelier di fratelli Massa, Giuseppe, Gennaro e Donato Massa, è uno degli esempi tipici della ceramica napoletana. Lo stesso binomio Vaccaro e fratelli Massa realizzò il chiosso di Santa Chiara. Stupendi intagli lignei, ma soprattutto tutta l'eleganza dei vasi che cromaticamente fanno pandan con i colori giallo, azzurro e verde del pavimento. Agli angoli dei mascheroni ricordano i quattro scienziati, in particolare Alessandro Volta e Antonio Lavoisier. Intagli settecenteschi ma raffinatissima falegnameria legata all'opera soprattutto del fucito, porte scorrevoli e sistemi di aperture che ci ricordano che questa fu una farmacia aperta al pubblico fino al 1872 e della necessità di passare gli oggetti, i preparati galenici e i farmaci attraverso questi sistemi di porte semoventi. Nulla qui è lasciato al caso, la ricchezza degli elementi artistici è collegata con una committenza raffinata di Antonio Maggiocca, il gran governatore degli incurabili, che lasciò 40.000 ducati d'oro per la realizzazione di quest'opera, che ha dentro di sé un progetto, un programma che al tempo stesso vuole raccontare la storia della spezieria più antica, ce n'era una già nel Cinquecento, è la storia della magia e dell'alchimia, che fa da madre alla scienza, che è la chimica farmaceutica. Gli intagli e le dorature del di fiore rappresentano immagini ricche di suggestione, come quella dell'allegoria del taglio cesareo, autentico gesto medico collegato con figure diaboliche che
che collegano il momento della nascita e del recupero alla vita dall'utero della grande madre con delle figure mitologiche, animalesche e diaboliche. Tutto conforta nell'ipotesi che il numero dei vasi e i racconti del libro della Genesi si ricolleghino alla grande tradizione alchemica della città di Napoli. E probabilmente l'andamento della sala, la presenza delle piramidi, di immagini nascoste, sta a sottolineare che il luogo è servito anche quale sito per adunanze di consorterie chiuse. Ci sono documenti sul Grande Oriente di Francia e sulla massoneria sebezia, per cui oltre a servire per produrre in maniera industriale a metà Settecento il farmaco, aveva anche la funzione di luogo di discussione delle problematiche non solo sanitarie, ma anche collegate alla scienza e alla teologia. Alberelli, Ancamaie Blé, in eleganti colori bianchi e azzurri, secondo la moda di Castelli, ma reinterpretato dalle sapienti mani di Massa, rappresentano un unicum al mondo per la ricchezza dell'illustrazione, ma soprattutto sono un documento di storia sanitaria e della grande attenzione che gode nell'ospedale l'antica spezieria. Vi sono anche preparati più antichi, probabilmente ordinati dal Cirillo, che vogliono raccontare come in questa farmacia si sia realizzato un autentico giro di boa tra la farmacopea più antica, che vedeva soprattutto farmaci di ispirazione magico-alchemica, alla farmacia moderna. Un velo sollevato da angeli testimonia la verità che viene fuori dalle antiche credenze. L'ambiente della controspezieria era aperto al pubblico ed è caratterizzato da un grande bancone dove venivano allineati le ricette e i preparati realizzati dai giovani farmacisti per gli ammalati. Un grande vaso marmoreo, un'urna in marmi di Mondragone, scolpita da Crescenzo Trinchese, conteneva un farmaco alchemico diffusissimo nel Rinascimento, ma venduto anche in pieno Ottocento, la teriaca o triaca, preparato legato a Mitridate del Ponto, ad Andromaco, ricetta composita da 54 elementi in cui predominava la carne di vipera, il veleno di vipera e la pelle della vipera. Accanto c'era del leboro, l'oppio, uno dei rimedi ritenuto panacea per ogni male. Anche se va detto che molti farmaci in quel tempo erano ritenuti utili come stimolanti sessuali. Racconta la storia attraverso un deposito di tavole cinquecentesche e dipinti del Settecento e l'Ottocento degli ospedali antichi di Napoli. Ed è anche un'occasione per riflettere sui beni artistici collegati ai patrimoni delle antiche istituzioni ospedaliere e della carità. Già a metà Ottocento, nei locali retrostanti la farmacia,
ove sono conservati oggetti di scienza come antichi mortai, vi era un piccolo percorso espositivo, perché si riteneva che accanto alle brutture della malattia le opere d'arte potessero far ritrovare, attraverso l'equilibrio delle forme e l'eleganza della rappresentazione, la forza di continuare in una difficile lotta contro le malattie e la sofferenza. La sezione di storia dell'odontoiatria, curata dal professor Fernando Gombos, inaugura il percorso sulla prevenzione odontoiatrica. Infatti sono esposti degli originali soldati realizzati con al posto del fucile con uno spazzolino, che indicano una campagna di prevenzione orale che fu realizzata dal professor De Fazio negli anni 50. C'è poi un